Sì, la rete italiana è sicura, ovviamente si può e si deve sempre fare di meglio, però le statistiche che annualmente raccogliamo per dovere istituzionale ci dicono che la rete ferroviaria italiana è fra le reti che sono, diciamo, fra quelle più sicure nel panorama europeo. Ovviamente parlare di sicurezza e di statistiche dopo un incidente è veramente difficile, però non lo dobbiamo dimenticare e dobbiamo cercare di vedere e lavorare cercare di capire che cosa non ha funzionato in questa evidenza per cercare di evitare che si ripropongano situazioni anche solo potenzialmente, diciamo, fonti di un disservizio, un incidente analogo. In questo senso, quali sono i prossimi passi, diciamo, le future fasi? La prima cosa sarà quella di capire meglio che cosa è successo, perché, diciamo, in questo momento è veramente difficile capirlo e gli organi inquirenti sono al lavoro e non appena avremo delle evidenze in più, cercheremo di capire che cosa può essere fatto per migliorare ed evitare appunto che possano succedere di nuovo cose di questo genere, ma che sono abbastanza, mi viene da dire, inspiegabili, diciamo, però anche perché appunto fortunatamente precedenti non ce ne sono e quindi, diciamo, andrà capito fino in fondo che cosa è successo in concreto. Non solo non ci sono precedenti rispetto a questo incidente, ma l'alta velocità da quando è stata istituita, quindi da oltre 10 anni, non ha fatto registrare eventi incidentali gravi. Quindi diciamo che, non, diciamo che da questo punto di vista è assolutamente un evento eccezionale, insomma.